Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Buongiorno, giobbini miei! Oggi abbiamo il Toscano collezione in mano. Era da un po' che lo volevo acquistare, però non trovavo mai il più o meno il tempo di andare giù a Rimini Centro, nella mia vecchia tabaccheria del corso, a fare questo acquisto. Oggi mi trovavo per altri giri. Vuoi non andare a togliersi una libidine? Mentre ci accingiamo all'apertura del box, vi dico che è subito che è composto da 10 sigari, 2 Toscano Garibaldi il Grande, 2 Antica Tradizione, 2 edizioni limitate senza nome. Bella anche la fascetta col logo del Toscano dorato. 2 Antiche Riserve, 2.492. Il costo di questo box è di 28 euro. Non sono tanti, ma neanche pochi, però considerate che il box è davvero carino. Una chiusura, non l'ho ancora aperto. Una chiusura, dai, no, è sfizioso. È proprio sfizioso. Rimane anche come humidor da viaggio. È carino, ma poi anche in casa lo appoggiate sul mobile, fa il figurone, dai. La Toscano per questo tipo di collezioni è avanti tutta. È un cartone rigido rivestito similpelle. Robusta, ok. Che sta succedendo? Niente. I sigari. Adesso ve li faccio vedere meglio. Oh, guardate che razza di meraviglia! Per 28 euro vuoi non fare questo acquisto? Dicevamo, oppla! Il Garibaldi il Grande è un pancia larga che mi sembra un pelino dimagrito, ma comunque no, questo no, bello grosso. Questo un po' meno, questo è bello grosso. Di forza medio leggera e sono sincero, ad ogni tipologia di questi 5 sigari gli abbinerò uno dei miei fuma Toscano. Per il Garibaldi il Grande pensavo il ciliegio, che è più pacato, altrimenti coprirebbe forse troppo i sapori della fumata. Per l'antica tradizione, che comunque anche lui è piuttosto sul medio fo di forza, non è troppo nicotinico, si fuma molto facile, direi assolutamente un fumasigari in ulivo, che aggiunge un po' di sapidità ad un gusto non troppo marcato e che quindi risulterà sicuramente ottimale. Il senza nome non ne ho la più pallida idea. E stando all'oscuro, visto la colorazione del sigaro, mi viene in mente il fumasigari pepato, noce moscata in buia, da dargli più botta, più piacere, più godimento. Antica riserva, scusate, uno dei miei toscani preferiti, inizia a essere più nicotinico, abbastanza forte, corposo. Oggi, se dovessi scegliere, andrei col Bois de Rose, che è la base delle essenze dei profumi, gli regala quella sfumatura soapy che per me lo impreziosisce e te lo fa fumare fino in fondo. Il 1492 non è fumatissimo dagli appassionati, io lo adoro perché ha una corposità botta nicotinica, catramosa, davvero persistente e forte, non così impestante, nel senso che non è come fumarsi la nazionale senza filtro, se voi siete stati anche fumatori. È piuttosto un piacere intenso, cioè ti sazia. Il Kentucky è favoloso e ti sazia proprio, bello pieno, tira piano. E fumi per tanto tempo godendo. E in questo caso direi accoppiata vincente palissandro con sfumature incensose per dare quella leggera nota sofisticata ad un sigaro che secondo me è molto sottovalutato dagli appassionati.
Il box è bello, me lo sono concesso. Non so voi se l'avete già acquistato, li avete già provati, questi soprattutto questi nuovi. Mandatemi dei feedback, scrivetemi le vostre impressioni. Se la Toscano ha fatto, come dire, 10 sigari, 28 euro, ha fatto per voi una porcata oppure una figata. A me è piaciuto. Ma io sono Job e non so voi. Se altrettanto avete goduto come ho goduto io nel suo acquisto, continuate a seguirmi e iscrivetevi. Poi, se magari lasciate un like e condividete con gli amici, siamo al top. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica.